600 atleti in gara per sfidarsi nella sprint valida quale campionato italiano in quel di Feltre e nella novità, ancora innovazioni dunque per lo sport dei boschi, nella knockout di Belluno. In questo nuovo format dell'orienteering che prevede l'accesso alla finale solo dopo aver superato alcune fasi ad eliminazione. Si gareggerà per le vie del centro cittadino, ma procediamo per gradi, lo facciamo lasciando la parola a Pietro Ilarietti, ancora una volta qui al mio fianco, anche se ultimamente mi mette un po' in crisi con tutte queste novità dell'orienteering, e questo va detto, non è bello da parte sua, eh? No, sono le novità, devi accettare l'evoluzione anche del nostro sport. Stiamo proponendo questa nuova formula all'insegna dello spettacolo nel centro cittadino, in questo caso di Belluno. Si comincia con Feltre, dove i migliori specialisti della velocità di gambe e di mente si giocano questo titolo, e i migliori 36 poi accedono alla knockout, che prevede delle batterie, e ogni volta via via c'è uno sfoltimento, diciamo così, dei candidati fino ad arrivare ad una finale. E queste sono proprio le immagini del centro cittadino di Feltre, dove si sfideranno gli atleti che, come ricordava Pietro Ilarietti, dovranno davvero mettere sul campo tutte le loro capacità per affrontare queste prove molto veloci e selettive. Ma nel frattempo andiamo a sentire la voce dei protagonisti, le interviste, in particolare a Manuel Sacchetta, presidente del Consiglio Comunale di Feltre, e soprattutto a Paride Grava, che è il tracciatore di queste due prove. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Il saluto di questo territorio feltrino a cura di Manuel Sacchetta. Buongiorno, e siamo davvero orgogliosi di ospitare questo evento di rilevanza nazionale, come appunto i campionati italiani di orienteering, e qui dobbiamo dare merito all'associazione ospitante ovvero e organizzatrice, ovvero l'Orienteering Dolomiti. E abbiamo un territorio che si trova giusto a metà strada tra Venezia e le Dolomiti, quindi un luogo dal punto di vista morfologico strategico, dove possiamo offrire tantissime manifestazioni sportive. È una perla di questo Veneto, e quindi invito tutti a venire a Feltre. Paride Grava, la sprint di Feltre si preannuncia impegnativa. Sì, gara molto impegnativa, molto fisica. La città offre grandi opportunità sia in termini di scelte che in termini di prestazione fisica, quindi vincerà sicuramente il più forte, e bocca al lupo a tutti. E questo è il nastro della Federazione Italiana Sport Orientamento, Comitato Regionale Veneto, federazione che ormai da molti anni propone le prove più importanti di questo sport su il nostro canale Rai Sport Iris Aurora Pecorari. Intanto è la prima che seguiamo con le nostre telecamere, dunque fasi di preparazioni, fasi del via di questa gara sprint, poi entreremo nel vivo della competizione grazie anche alla collaborazione tecnica di Enrico Gremes. Pietro, allora siamo all'inizio, c'è anche un Dalla Valle, vedo qui, che ritorna alle gare. Sì, un Dalla Valle che ritorna alle gare, aveva già ripreso però un pochino sottotono, ricordiamo che lui è stato comunque un grande specialista, praticamente un corridore completo che ha vinto nelle specialità veloci, nelle specialità lunghe. È stato fermato da un infortunio piuttosto serio che lo ha visto per qualche mese addirittura allettato in un ospedale per un incidente sugli sci, e adesso con grande piacere lo rivediamo da un po' di tempo di nuovo a correre nell'orienteering, e adesso sembra essere tornato ad un ottimo livello. Qui parte Alessio Tenani, che non è sicuramente l'uomo più veloce del gruppo, ma è uno dei più esperti del gruppo, e ha fatto della sprint il suo campo di battaglia. Sì, allora ricordavamo alcuni nomi, allora un focus anche su chi possono essere i favoriti, in modo particolare in queste prove. Ovviamente gli atleti veloci, a partire dal leader del Movimento Azzurro Riccardo Scalette, PVT Italia, con lui anche i compagni di club Lucas Pacciaider, Tommaso Scaletta, anche Robert Merl, l'austriaco che abbiamo visto poc'anzi partire. Sebastian Inderst invece è assente, da tenere d'occhio anche il premier 8 Mattia De Bertolis e, come ricordava Pietro, Alessio Tenani. Qui intanto già le tracce GPS per quanto riguarda questo campionato italiano sprint in quel di Feltre Veneto.
Sì, invece se vogliamo dare un occhio ai giovani, magari abbiamo visto prima i rispecorari, però ci sono anche altri ragazzi tipo Alberto Bazzan, Marco Selmo Di Stefano, magari ecco, iniziamo a tenere segnati questi nomi. E però quest'anno ci sono alcune anomalie di calendario, come sappiamo oramai in tutte le discipline. Sovrapposizioni, gare da recuperare, appuntamenti internazionali da recuperare. In questo caso si stanno svolgendo in contemporanea i campionati del mondo junior in Turchia. E questa è Carlotta Scaletta, al femminile sicuramente una delle favorite, con lei anche Francesca Taufer, Nicole Scaletta e la svizzera tesserata per il Fonzaso Elena Pezzati, che abbiamo visto anche poc'anzi, poi ovviamente Christine Kirchlechner, Sport Club Merano, Anna Caglio Besanese e Viola Zagonel, Polisportiva Masi, no? Sì, ci sono anche atlete che vengono dall'est Europa, in questo caso abbiamo due lituane molto forti, in questo caso sono venute in Italia per una breve vacanza, approfittando però di queste gare di orientamento, quindi una vacanza all'insegna della competizione. Che fa sempre bene ovviamente a queste atlete. Allora, questa gara di sabato a Feltre, ovvero la sprint che stiamo seguendo, gentili telespettatori, proprio con queste immagini, è valida, lo ricordavamo, come campionato italiano per la conquista degli scudetti tricolori, e vale anche ovviamente come qualificazione per la giornata seguente. Solo i primi 36, come ricordava Pietro Ilarieti, i primi 36 classificati della categoria elite saranno infatti il via poi il giorno dopo a Belluno. Dico bene, sì, Pietro? È così, e quindi questo è un evento per una ristretta cerchia di atleti. In contemporanea gli organizzatori dell'Orienteering Dolomiti organizzano un'altra, nella giornata seguente a Belluno, una Coppa Italia riservata agli altri 500 partecipanti di questo fine settimana così intenso all'insegna dello sport. E qui intanto siamo nella zona di arrivo di questa gara, di questa sprint, e arriva per prima Iris Aurora Pecorari, perché è la prima delle atlete che abbiamo visto anche in partenza, la seguiamo ovviamente anche in questa fase, in questo rush finale per quanto concerne l'arrivo. Che grinta! Sì, assolutamente! Di questi 36, poi tornando un po' al format, sì. Pietro, vengono suddivisi in batterie, no? Vengono suddivisi in batterie, quindi dei 36 vengono suddivise in batterie, quindi in 6, 6, 6, 6, e poi dopo diventano 18 e poi via via diventano sempre più sottili, si va poi in una semifinale, in una finale, quindi avremo il vincitore, quindi in questo caso vedremo il primo che arriva sul traguardo è quello che vince, non bisogna aspettare un riscontro cronometrico come invece in questo caso. Resta sempre la regola qua, vince il titolo tricolore il primo azzurro che arriva, anche se magari non sarà il vincitore della gara, ovviamente in gara degli stranieri come la Pezzati o le due lituane. Sì, ricordavamo infatti prima che non ci sono solo italiani ed italiane, quindi ovviamente solo i primi con passaporto italiano saranno inseriti nella classifica per il campionato tricolore. Questo è Mattia Scopel, che intanto sta tagliando il traguardo ad organizzare la due giorni, dicevamo, l'Orienteering Dolomiti, con Walter Giovannelli come vero ideatore di tutto questo, e che per questa volta ha dismesso un po' i panni di consigliere federale per concentrarci invece su queste due prove molto attese dagli addetti ai lavori e dagli atleti, anche proprio per queste novità di cui abbiamo già accennato con il nostro Pietro. Eccola qui, primo miglior tempo, e lei è un nome che non so se saprò pronunciare bene, Emilia Tekle Hildait, e quindi è lei al momento con il miglior tempo, meglio anche di Francesca Taufer, che vanta un titolo tricolore vinto in Puglia ormai 3 anni fa. Attenzione anche a Viola Zagonel, Polisportiva Masi, sempre veloce anche la ragazza, infatti taglia con un ottimo tempo 14.52, mentre quello della lituana era 14.41, quindi Gildait 14.41, Viola Zagonel 14.52, dunque per quanto concerne le italiane al momento è la prima Viola Zagonel, vedremo se qualcun'altra riuscirà a fare meglio. Eccola qui l'altra lituana, si chiama Austrin Kutkaite, e anche lei ottimo tempo, è dietro la sua
diciamo così, connazionale, però è nella top 5, sicuramente meglio anche di Carlotta Scaletta, chiuso con un tempo di 15:13. Ma arriva il migliore italiano in questo momento, anzi il migliore di tutti, è Giacomo Zagonel, quindi al momento potrebbe essere una grande festa in casa Zagonel, meglio anche di Alessio Tenani, che al momento si piazza al secondo posto. Alessio Tenani, eccolo qua. Giacomo Zagonel ha tagliato Unione Sportiva Primiero, il suo club, in 14:57, questo è il suo tempo. Arriva anche Tommaso Scalet, Park World Tour Italia, insomma stanno più o meno ora arrivando sul traguardo tutti i milioni. Arriva anche Robert Merrell, Samuel Tite, Grand Light Orienteering Team, una volatona tra i due, è davvero molto emozionante, e vanno a punzonare praticamente all'unisono Robert Merrell e il ragazzo del Grand Light Orienteering Team. Ancora Riccardo Scalet e Mattia De Bertoli. Grande tempo per Scalet, nel frattempo anche Merrell si è inserito sul podio, secondo tempo, lui è austriaco, e qui però purtroppo un colpo di scena. Riccardo Scalet, che ecco qua la classifica finale, lo scopriamo subito, Zagonel, Merrell e Tenani, perché Riccardo Scalet è fuori perché è passato ma non ha punzonato la lanterna corretta. Vince qui invece la Gildited davanti a Zagonel e Pezzati, il titolo italiano va a Viola Zagonel. E quindi una doppietta targata Zagonel, Giacomo e Viola si portano a casa i titoli italiani. Qui siamo proprio alle premiazioni, ma abbiamo visto questo colpo di scena allora con Scalet che rimane fuori, ma prima sentiamo la voce dei protagonisti, poi approfondiamo. Talk about your race. It was technical. Parlaci di te, è stata una gara tecnica e abbastanza dura, non facile da navigare, con dei passaggi piuttosto complicati, ma molto interessante. Sono molto contenta perché naturalmente vincere con Giacomo è molto bello e i campionati italiani sono una cosa molto importante, quindi ci tenevamo tutti e due. E qualche punto un po' particolare dove forse mi ha aiutato anche la preparazione nel trail durante questo inverno, mi ha aiutato ad andare sicuro e concludere una buona gara. E qui allora ci trasferiamo seconda giornata con la novità Knockout, ma volevo fare un passo indietro rispetto a Scalet che per certo, una questione di metri non ha punzonato la lanterna giusta, quella richiesta, quindi è stato eliminato. Questo vuol dire ovviamente che uno dei migliori atleti non potrà partecipare alla gara che andremo a seguire adesso, però approfondiamo ulteriormente dopo la voce dei protagonisti ancora. Benvenuti a Belluno, una piccola città tutta da scoprire, molto particolare perché è l'unico capoluogo d'Italia che ha una parte del proprio territorio all'interno di un parco nazionale, perché nel proprio territorio ha qualche vetta che è riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, le famose Dolomiti. Adesso ospitiamo questa importantissima manifestazione di orienteering, sana, bella, moderna, particolare, e quindi non poteva essere una disciplina sportiva migliore di questa per scoprire la città di Belluno, le sue bellezze, le sue particolarità, e quindi un grande in bocca al lupo a tutti i nostri atleti. Pari de Grave, questo format innovativo, che gara sarà? È una gara molto impegnativa, spero che questa gara sia sorprendente per gli atleti e che si divertano. Speriamo vada tutto bene e vediamo come va a finire. Comunque, città top. E allora riavvolgiamo, Pietro, ancora una volta questo nastro rispetto a Riccardo Scalet, che non ci sarà. Dicevamo, questo è un po' forse da rivedere in qualche modo questa formula, oppure no? Ti domando. Ma diciamo che è un peccato innanzitutto perché non avere al via due dei protagonisti, perché anche Mattia De Bertoli è incappato nello stesso errore. Praticamente così è il regolamento internazionale, prevede che non ci possano essere due lanterne posizionate ad una certa distanza. Loro sono abituati che la distanza deve essere a 30 metri, in questo caso è una gara italiana che però fa parte del World Ranking Event, era posizionata una dall'altra a 15 metri. Nel passaggio praticamente c'è stato una sorta di misunderstanding diciamo così mentale, e lui è abituato a correre ad un livello internazionale, ha dato per scontato che quella regola valesse, così non è stato, e quindi lui è stato purtroppo squalificato. Ovviamente dispiaceva a tutti, anche perché in questo modo per l'errore
una gara viene compromesso un intero weekend e non ha la possibilità di partecipare a questa knockout che comunque l'avrebbe sicuramente visto protagonista. Capisci anche tu che per i tifosi e per lo stesso Riccardo non so se si interverrà per modificare qualcosa, è un peccato, diciamo, accettiamo il verdetto del campo, non è che si poteva cambiare un regolamento. No, questo è chiaro, no? Forse però per il futuro qualche aggiustamento, certo, si può anche portare, ma queste sono le novità, ovviamente bisogna anche sperimentarle. Allora fuori Riccardo Scaletta e Mattia De Bertolis, entrambi non fanno parte di questa finale knockout, con grande dispiacere di tutti, come ricordava Pietro, ma qui il via intanto delle varie batterie. Ti volevo far notare che i ragazzi, gli atleti, hanno tre mappe davanti a loro e possono scegliere nel giro di pochissimi secondi quale delle tre prendere, e quindi si troveranno ad affrontare distinti percorsi. Ovviamente la somma poi di questi percorsi è sempre uguale, la stessa distanza, però questo cosa vuol dire? Che in questa fase subito entrano in gara e poi ognuno prenderà una strada differente. Ecco qua Stefano Galletti che sceglie la sua mappa come gli altri. Notare come magari uno come Stefano, che si è voluto iscrivere in questa gara, è già un pizzico in ritardo. Non è detto che non ce la faccia a qualificarsi, difficile, però qui invece siamo in un punto molto che ha tratto molto in inganno. Vedi, l'atleta arriva, cerca la lanterna, che però si trova esattamente sotto, perché la lanterna era posizionata dietro questa fontana, ma come vedi è 2 metri più in basso, quindi qua tantissimi sbagli. E qui vediamo Viola Zagonel che invece la trova subito questa lanterna posizionata sotto, come faceva notare Pietro. Ricordiamo ancora una volta il format per coloro che si fossero messi in ascolto solo in questo momento. Allora, 36 le persone, gli atleti classificati dalla prova sprint del giorno precedente che si è svolta a Feltre. Questi 36 vengono suddivisi in batterie da 6, i primi 3 accedono al turno seguente per un totale di 18 atleti. Come abbiamo già detto, vanno in finale i primi 2 di ogni semifinale. La finale vede 6 atleti in lizza, ovviamente per il successo, una formula ad eliminazione che è anche altamente spettacolare, che prende spunto anche da altre specialità, no? Certo, è così. Qua vedi però anche loro sbagliano, un atleta esperto come Dalla Valle arriva da sopra e deve tornare sotto, quindi è un errore che qua ci capita di vedere spessissimo. Un'altra peculiarità di questa gara è il grosso, veramente grossissimo impegno da parte di chi organizza, perché deve predisporre un'infinità di percorsi. Una prova, un format che debutta nelle gare FISO proprio qui nel centro di Belluno. Sì, è una prova che debutta qui a Belluno, una prova che ha messo a dura prova gli organizzatori, perché abbiamo sentito Pari De Grava, lui con tutta l'Orienteering Dolomiti del presidente Primon, hanno dovuto lavorare veramente tanto, tante mappe, come dicevamo prima, tanti percorsi diversi, e quindi ottimizzare anche quello che è il centro storico. Qui si parte, eccola la nostra lituana, la Tekel, che vince, che si qualifica, quindi lei è una anche delle grandi favorite, quindi giustamente ce la fa, però come ti dicevo, un grosso lavoro e soprattutto sfruttare al meglio la porzione. Qua siamo di mappa, siamo nella parte bassa della città di Belluno, mentre le semifinali e le finali si terranno proprio nella parte più alta, nel centro storico. Tommaso Scaletta, prima abbiamo visto Zagonel a tagliare il traguardo per questa qualificazione, arriva a tutta velocità come sempre Robert Merl per quanto riguarda appunto le qualifiche. Un lavoro intenso e duro, dicevamo, che sta dando però buoni risultati. Qui vediamo proprio le qualificate per le semifinali. Ci siamo, sì. Questa è una batteria che parte in questo momento. Vorrei farti notare che qui dentro c'è Jessica Lucchetta, che è un... Vedi qua, si sono subito divise le ragazze. Jessica Lucchetta che è l'atleta di casa, diciamo così, è la regionale, quindi tutti i tifosi del Tarso e bellunesi tiferanno sicuramente per lei. Qua Nicole Scalette.
Jessica Lucchetta rieccola qui, Orienteering Tarzo, l'ora accolta dalle nostre telecamere. Pensavo non è stato facile neanche realizzare le immagini con questa nuova formula, no? Assolutamente no, ti devo dire che ci siamo dovuti avvalere, mentre parte anche questa semifinale, ci siamo dovuti avvalere di un cameraman di eccezione che è stato Mattia De Bertolis. Ieri non si è qualificato e oggi l'abbiamo sfruttato per rincorrere queste atlete, perché altrimenti non sarebbe stato fisicamente possibile per un cameraman normale. Qui inciampa Francesca Taufer, eccolo qua che sono impegnate in questo passaggio, e lì dopo aver fatto quella curva c'è una biforcazione e lì si cambiava, e Viola Zagonel agilmente accede alla finale. Ma arriva anche una grande notizia in questa giornata di Belluno: lo junior Francesco Mariani si laurea in Turchia campione del mondo sulla distanza sprint. Ottime notizie dunque per l'Orienteering azzurro e per la FISO, la federazione, quindi siamo felici. Prima abbiamo visto le atlete che si sono tutte separate, nell'altra batteria invece erano tutte insieme. Anche in questa batteria, almeno per il momento, procedono all'unisono, insomma ci sono proprio delle scelte poi diverse. Qui, certo, cominciano, qui cominciano invece a separarsi, assomigliano a uno sciame di api, diciamo così. È una gara molto spettacolare da vedere, e comunque bisogna, anche le atlete durante la gara stessa devono essere molto veloci nel leggere la carta e soprattutto sopportare una pressione differente, perché c'è proprio il confronto diretto con le avversarie e lì ti si insinua sempre un dubbio, cioè starò scegliendo nel modo corretto, e quindi devi sempre capire se la tua intuizione è quella corretta o la tua avversaria ha avuto un'intuizione migliore. Questo chiaro, e qui intanto si procede. Siamo tornati invece sulla categoria maschile, ci stiamo avvicinando a quella che è la vera e propria finale. Anche in questo caso vedi ci sono scelte diverse, chi va da una parte, chi va dall'altra. È bella questa immagine proprio nel cuore di Belluno, nel centro storico occupato per una giornata da questo sport green, che viene molto apprezzato a quanto pare anche dal pubblico. Presente Giacomo Zagonel, Unione Sportiva Primiero, e si qualifica. E qua la sorpresa di Enrico Mannocci, che è un giovane molto bravo. E vediamo infatti ancora i quarti di finale, quarta batteria con Patscheider, Tait e gli altri, tutti gli altri che affrontano ora la prova, e si procede velocemente verso le fasi finali di questo knockout, in particolare in questo caso per quanto concerne la gara maschile. Robert Merle va a trovare la sua lanterna e poi riparte velocemente con gli occhi fissi sulla cartina, ed eccolo già qui all'arrivo, Parco World Tour Italia, Robert Merle. E poi Lucas Patscheider, anche compagno lui. Compagno di club. E Tait, Tait è un altro di quelli da tenere d'occhio sicuramente qua. E poi andiamo a vedere anche quest'ultima batteria, dove teniamo d'occhio in particolare Dalla Valle e Tenani, che io credo che sono tra i favoriti. E qui ancora la partenza di quest'altra batteria, e davvero si entra ormai nel vivo. Vedete qui anche le lanterne che vengono riprese dalle nostre telecamere. Questo è Walter Bettega, GS Pavione, e Mattia Scopel. Mattia Scopel è un ragazzo promettente, e io credo che bisognerà tenerlo sicuramente controllato. È un ragazzo che ha bisogno di trovare un po' di fiducia in se stesso, almeno questo è quello che mi spiega un tecnico molto vicino a lui, che è Cristian Bellotto. Mattia Scopel, eccolo qua. E infatti ha sorpreso tutti, e davanti a Dalla Valle, Scopel davanti e Dalla Valle secondo. La sorpresa potrebbe essere Tenani, esatto, quarto, e quindi qui sì che c'è un colpo di scena, uno specialista come Tenali che non riesce ad accedere alla finale. Sì, e non era particolarmente felice, no. Eccole qua le ragazze che si giocheranno la finale, le due lituane, la Pezzati e poi le nostre azzurre, Zagonel, Alice Selem e Jessica Lucchetta. E qui sono le migliori, vediamo qua. Si gioca tutto sul filo dei secondi, torna indietro Jessica Lucchetta,
vetta, non aveva punzonato. Qua vediamo la lituana velocissima con la svizzera Pezzati, e poi vediamo, eccola qui Jessica Lucchetta, qualche metro di svantaggio. Poi c'è da tenere in considerazione anche eventuali ostacoli imprevisti, perché comunque il pubblico c'è, bisogna stare attenti a persone, biciclette o qualunque ostacolo, quindi ci sono tante incognite in una gara sprint cittadina. Ma arriviamo qua e vediamo la lituana Vildaitė che taglia al primo posto, quindi va a prendersi la sua seconda vittoria. Arriva Elena Pezzati, che è tesserata in questo caso per Fonzaso, ma lei è svizzera. Viola Zagonelli inquadrata in questo momento, felicissima, dunque, vince il titolo italiano, anche lei va all'arrivo. Viola Zagonel dunque molto felice in questo momento, doppia vittoria dunque per Viola, che si era già giudicata il titolo italiano per quanto concerne la sprint il giorno precedente a Feltre. Davvero tanta gioia per lei. Quelli che pensano che le gare sprint di pochi minuti siano semplici, mi sembra che le atlete sono arrivate provatissime, e anche i maschi, quindi sforzi violentissimi, e quindi è difficile ragionare. Ma passiamo alla finale maschile, dove ci sono appunto qua i migliori, gli uomini più veloci. Vediamo qua Pat Scheider, vediamo Tait, c'è anche il giovane Mannocci, lo stesso Scopel dalla Valle e Zagonel, quindi sono questi sei al momento i migliori italiani che si giocano il titolo. Zagonel che sembra al momento in vantaggio, qua Lucas Pat Scheider dietro Mannocci. Ecco, Mannocci è proprio un giovane che ha saputo approfittare di questa giornata, è stato brillante. Chiudono il gruppo i due del Gronlight, che sono Dalla Valle e Tait, in questo momento sempre in ultima posizione. Eccoli qua inquadrati proprio di schiena i due ragazzi del Dalla Valle e Tait del Gronlight Orienteering Team. Ancora su Giacomo Zagonel, anche lui punterà a fare il bis, così come la sorella Viola. Unione Sportiva Primiero per Giacomo Zagonel, e Polisportiva Masi invece la sorella, come club per la quale è tesserata. E qui ancora i due dell'Orienteering Team Gronlight che chiudono il gruppo. Ma attenzione, Samuele Tait, che arriva invece velocissimo, un ribaltone. Sì. Arriva a tutta velocità Samuele Tait, allora va a prendersi la vittoria, il titolo italiano. Campione, sì, è il campione italiano Dalla Valle, che sembra secondo, ma forse photo finish viene proprio superato. Sì, da Mannocci, che davvero è stato bravissimo. Solo quarto Giacomo Zagonel, allora Tait, Mannocci, Dalla Valle, Zagonel. Qui scambio di opinioni con la sorella Viola, che invece si è aggiudicata il titolo italiano, seppur alle spalle delle lituane e della Pezzati. E Tenani super raggiante e felice per il suo pupillo che corre nella Sportiva Marzi, è un ragazzo che si sta crescendo, quindi più felice quasi che di un successo personale. E questo è anche bello, un passaggio di testimone in qualche modo, no? Qui anche il pubblico e gli addetti ai lavori che hanno seguito questa prova molto veloce, campionato italiano knockout, e qui le classifiche. Samuele Tait va a vincere il titolo, la prova al femminile la vince la lituana, ma il titolo va ovviamente alla prima italiana, Viola Zagonel. Sì, diciamo che è stata una prova velocissima, un frullatore, perché continue partenze, continui arrivi, quindi grande spettacolo qui a Belluno, grande gioia per Zagonel e Tait, che è una vittoria da un sapore molto particolare, perché sicuramente una dedica per lo scomparso Roberto Sartori, suo presidente, è venuto a mancare neanche un mese prima, quindi è un grande organizzatore, vorrei ricordarlo. Roberto Sartori ha dato vita a decine e decine di gare, ma ascoltiamo la voce dei protagonisti. Viola Zagonel, due vittorie in due giorni. Lì nei punti a scelta, non so, hanno fatto tutti diverso da me. Ho visto che c'era la medaglia del secondo posto appena lì davanti, vai, corri. Poi vedevo anche quella del primo posto, ho detto no dai, ce la lasciamo sfuggire così, quindi di corsa, testa bassa e tirare. Samuele Tait, per qualcuno una sorpresa oggi? Sì, anche per me soprattutto. La gara è andata, dai, come pensavo. Ero stanchissimo all'inizio, dopo verso gli ultimi punti i ragazzi hanno sbagliato e allora hanno approfittato facendo le scelte giuste. A chi la dedichiamo? Assolutamente
al mio presidente Roberto, che è venuto a mancare poco tempo fa. Sicuramente per lui, scusate. Il bilancio del Walter Giovannelli. È stata una weekend intensissima, ma fortunatamente è andato tutto bene. Dopo settimane di duro lavoro, praticamente siamo arrivati alla fine della manifestazione. Grazie a tutti gli organizzatori, grazie anche all'aiuto degli enti pubblici che ci hanno dato una mano per fare questo. Grazie anche agli atleti che sono venuti, sono stati molto contenti. E per noi questa è sicuramente una grande soddisfazione e poi speriamo di ripeterla magari in futuro. Questo era Walter Giovannelli, Orienteering Dolomitico organizzato, abbiamo sentito anche i vincitori, Zagonella e Tait. Grazie Pietro. Grazie a tutti voi, complimenti all'Orienteering Dolomiti del presidente Marcello Primon, tante emozioni, speriamo di viverne altre, molto presto. Grazie, rimanete con i programmi di Rai Sport, a risentirci, arrivederci.